who's gets on all Pubblico in piedi per Riccardo Cocciante, l'artista originario di Rocca di Mezzo che con l'Aquila ha un legame di sangue. Ovazione del pubblico per il maestro quando ha intonato Io rinascerò, che ha voluto dedicare alla città dell'Aquila. I suoi successi principali nel concerto Cocciante racconta Cocciante, ma anche le altre sue esperienze con Notre Dame de Paris o Romeo e Giulietta, affiancato da altri artisti giovani che con lui collaborano. Le due anime, insomma, dell'artista davanti alla Basilica di Colle Maggio vestita a festa, con un'illuminazione straordinaria. Sono state ore intense, di emozioni vere, con un maestro che ha saputo toccare le giuste corde con rispetto e sensibilità. Un evento unico che ha visto sul palco oltre 170 persone. L'Orchestra Sinfonica degli Allievi del Conservatorio Casella dell'Aquila, affiancata anche da studenti del Conservatorio di Pescara, le Corali Aquilane, Gran Sasso, diretta da Carlo Mantini, 99, diretta da Ettore Maria del Romano, la Scuola Cantorum di San Sisto, diretta da Silvia Vinile, De Carolis di Bisenti, diretta da Claudio Di Massimo Antonio. Sul palcoscenico, come dicevamo, alcuni cantanti protagonisti delle sue opere popolari come Alessandra Ferrari, Stefano Sponta, Tania Tuccinardi, Gianmarco Schiaretti, Marco Vito e Gioia Tonno, perché il maestro Cocciante crede nei giovani e nelle loro potenzialità. A dirigere tutti il maestro Leonardo De Amicis, direttore artistico della Perdonanza. L'assessore di Cosimo, al termine del concerto, assieme al sindaco, ha voluto donare il rosone di Colle Maggio a Cocciante, proponendo la cittadinanza onoraria e chissà se le chiavi della città andranno anche al maestro De Amicis, che ha saputo portare spettacoli creati ad hoc per l'Aquila, una sensibilità artistica straordinaria e sicuramente una qualità che tutti gli aquilani hanno apprezzato. L'Aquila ne ha di talenti, a volte basta guardare dentro casa. Come il fiore nasce a primavera, l'amore nasce della gente.